Bene, dovremmo esserci. Buonasera. Aspettiamo ancora qualche minuto prima di cominciare. Siamo ancora in pochi. Niente, chi mi conosce sa che ho grande dimestichezza con Facebook, un po' meno con le dirette. Un po' meno con le dirette, per cui speriamo che vada tutto bene, insomma, anche perché volevo farvi vedere delle slide durante questa trasmissione, quindi userò StreamYard, la prima volta anche con StreamYard, ho fatto delle prove, insomma, dovrebbe funzionare. Bene, allora, tutto sembra funzionare, quindi direi che posso iniziare senz'altro dai ringraziamenti. Un saluto a tutti. Ciao Giuseppe. Buonasera a tutti, sono Alessio De Siena e innanzitutto volevo ringraziare gli amici di Ci vediamo in biblioteca, in particolare Alfredo Retucci, perché mi hanno coinvolto in questa iniziativa, mi hanno dato la possibilità in questa situazione così strana, particolare, unica che stiamo vivendo tutti quanti, di raggiungere tanti amici, tanti parenti, tanti compaesani andranesi che saluto insieme, insomma, agli altri amici che stanno seguendo questa diretta, che seguiranno, insomma. Mi auguro questa diretta. Allora, di cosa parleremo? Parleremo di un argomento che in qualche maniera è legato alla situazione che stiamo vivendo, nel senso che ci sono delle piccole analogie. Quella più evidente, più chiara anche dal titolo dell'iniziativa, è il fatto che sia una pandemia. Pandemia è quella in cui purtroppo ci troviamo, che purtroppo ci troviamo a vivere. Pandemia è stata quella dei tempi di Giustiniano e non solo. Una pandemia diversa, però, perché diversa è la natura del contagio che si è diffuso, che si è diffuso all'epoca. Ora, vediamo di condividere allora queste slide. Eccoci qua. Allora, innanzitutto di cosa parliamo, appunto? Parliamo di un evento a carattere pandemico, appunto la peste bubonica, la famosissima peste, l'agente patogeno di questa malattia, tristemente celebre, è un batterio, non un virus, a differenza di quello che accade per il Covid, il batterio Yersinia pestis, che in realtà, pur essendo stato protagonista di diverse vicende luttuose nel corso della storia, si ricordano tre grandi pandemie, quella antica, appunto dall'epoca di Giustiniano, quella medievale, la peste resa celebre da Boccaccio, dalle pagine di Boccaccio, ma non solo, che per secoli a cavallo fra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna ha flagellato il mondo e l'Europa in particolare, infine la cosiddetta peste orientale. Che invece si è diffusa tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo e che ha il merito, per certi versi, di aver permesso, in quel turno di tempo, l'identificazione da parte degli studiosi, in particolare di uno scienziato russo, Yersin, di questo batterio che è l'agente patogeno del contagio. Tornando a Giustiniano, all'epoca di Giustiniano, al VI secolo, i luoghi interessati da questo evento sono l'impero romano e le aree limitrofe, il periodo appunto almeno di inizio di esplosione del contagio è quello giustinianeo. In realtà, però, sebbene tutto inizi nel 541, il contagio andrà avanti per diverse ondate. È stata Copulos, che è uno dei maggiori esperti della questione, ne ha contate 18. 18, quindi diverse ondate di contagio che andarono avanti fino alla metà dell'VIII secolo, allorquando improvvisamente, per tanti versi, vedremo misteriosamente,
la peste bubonica, così come la comparsa, scompare all'improvviso e apparentemente senza alcuna ragione. Ora, quello che dobbiamo fare innanzitutto oggi è cercare di porci le domande giuste, perché conta tantissimo nell'affrontare un argomento storico, nell'affrontare la storia, nel cercare di leggere, di studiare la storia, porsi le domande giuste. I documenti di cui disponiamo, le fonti di cui possiamo attingere, sono di svariata natura, da quelle letterarie, storiche, propriamente dette, a tutto ciò che ci resta del passato e che è stato oggetto di studio, di studi che non solo sono quelli archeologici, classici o papirologici o numismatici, ma anche studi di tipo paleoclimatologico, paleobotanico, insomma tutte quelle che sono le paleoscienze, le scienze biomediche che stanno allargando gli orizzonti degli studi storici anche sulle epoche più antiche. E quindi è necessario scegliere come affrontare la vicenda, da che punto di vista guardarla e quindi fare le domande giuste. Ovviamente da questo punto di vista siamo in qualche maniera condizionati dall'attualità. Per quale motivo? Perché in realtà quando Alfredo mi ha contattato per propormi questo incontro, mi aveva chiesto di parlare della peste di Atene, la celebre peste raccontata da Tucidide che risale al V secolo a.C. Io però ho preferito affrontare questo argomento perché ci sono delle differenze notevoli fra le due vicende storiche, a parte il migliaio di anni che le separa, poco più di 1000 anni che le separano. Un'altra differenza fondamentale è che, a quanto ne sappiamo almeno, non abbiamo prove del fatto che la peste di Atene sia stata una pandemia, viceversa lo è stata la peste di Giustiniano. E d'altra parte il contagio all'epoca, nel V secolo a.C., all'epoca della peste di Atene, non ha trovato quella fitta rete di contatti, di rotte commerciali, che invece ha fatto da vettore ulteriore del contagio all'epoca di Giustiniano. Insomma, nel VI secolo d.C. siamo di fronte a una situazione che sia da un punto di vista patologico della malattia che da un punto di vista delle strutture sociali e politiche ha delle analogie più forti con la situazione che stiamo vivendo ora. Per questo, insomma, mi sembrava più interessante affrontare questo tipo di discorso. Perché ne parliamo appunto? Perché è stata probabilmente la prima vera pandemia, perché la peste ha influenzato le tre epidemie di peste di cui abbiamo già parlato, quella antica, quella medievale e quella orientale, hanno influenzato in maniera prepotente il nostro immaginario. Aggettivi come pestifero, pestilente, pestilenziale, appestato, continuano a far parte del nostro vocabolario e fa parte del nostro vocabolario, del nostro immaginario, soprattutto in questi mesi, la parola quarantena, che non a caso ha assunto il valore che ha per noi oggi, proprio durante la seconda grande pandemia di peste, quella medievale, perché nel XIV secolo, con termine veneto, quarantena, appunto, si iniziano ad indicare i 40 giorni, la quarantina di giorni, in cui era necessario, il periodo in cui era necessario che le navi approdate, soprattutto a Venezia, stessero in isolamento quando si supponeva che a bordo ci fosse la peste. Ma un altro elemento interessante, che rende interessante questo argomento, è il fatto che negli ultimi 20 anni ci sia stato un fiorire straordinario di studi su questo evento storico, un fiorire straordinario che è connesso, da un lato, con le epidemie che sempre più spesso, come purtroppo sappiamo, proprio negli ultimi 20 anni si sono sviluppate, dalla prima SARS a Ebola, all'aviaria e via dicendo. E dall'altro, col fatto che, a quanto pare, l'epidemia di peste dell'epoca di Giustiniano è stata strettamente legata nel suo comparire, probabilmente anche nella sua scomparsa, a dei cambiamenti climatici. E i cambiamenti climatici sono un altro argomento di grande interesse, di grande attualità politica e culturale per noi oggi.
Perché la chiamiamo Paese di Giustiniano? Partiamo dal nome. Primo perché, la prima domanda che ci poniamo è perché la chiamiamo in questa maniera. La risposta è semplice, perché è scoppiata sotto Giustiniano. E d'altra parte, il primo a informarcene è lo storico più importante dell'epoca di Giustiniano, Procopio di Cesarea, che nella sua Storia Segreta, fra le altre cose, attribuisce, la Storia Segreta è un'opera, forse quella meno importante o meno nota, scoperta solo in seguito di Procopio, in cui lui, a differenza di quanto fanno le sue opere principali, non lesina attacchi e improperi nei confronti di Giustiniano, che descrive, come vediamo in questo passo che ho riportato, come un demone incarnato, travestito da imperatore. E tutti i mali, tutte le disgrazie che capitarono all'epoca, secondo l'opinione malevola di Procopio, sarebbero da addebitare proprio a Giustiniano. E arrivò poi la peste stessa. D'altra parte, Procopio è il primo e più importante testimone oculare di questa pandemia, e in qualche maniera ha condizionato anche gli storici successivi, perché anche gli storici successivi, anche quelli che hanno raccontato le successive ondate di peste bubonica, rifacendosi proprio a Procopio, riconoscendo le forti analogie, la sostanziale identità tra il contagio della loro epoca, fine VI secolo e tutto il VII fino alla metà dell'VIII, e quella di Procopio, riconoscendo l'identità fra i diversi contagi, hanno continuato a parlare della celebre peste di Giustiniano, che continuava evidentemente a flagellare le terre abitate. Ma d'altra parte, possiamo definirla peste di Giustiniano in un senso ancora più proprio, legittimo chiamarla così, in un senso ancora più stringente, perché lo stesso Giustiniano, è sempre Procopio a informarcene, fu colpito dalla peste, si ammalò, tanto che addirittura si disse, iniziò a girar voce che fosse morto, e qualche generale si era un po' montato la testa e aspirava alla successione, ma Giustiniano riuscì a guarirne, e quindi a sopravvivere alla malattia. In realtà, però, gli storici negli ultimi decenni preferiscono utilizzare un altro termine per designare questa pestilenza. Parlano cioè di early medieval pandemic, cioè di pandemia alto medievale. Questo sulla scia dell'uso ormai diffuso fra gli scienziati, l'abbiamo visto anche nel caso del coronavirus, la cui malattia non è stata designata come si faceva un tempo, con connotazione di carattere geografico, addirittura etnografico, la cinese, la spagnola, l'asiatica, l'influenza di Hong Kong alla fine degli anni 60, ma si parla semplicemente di Covid-19, cioè malattia, coronavirus disease, malattia provocata dal coronavirus, identificata per la prima volta nel 2019. Stesso discorso si fa per la peste di Giustiniano. Gli storici oggi preferirebbero almeno parlare di pandemia alto medievale. In realtà, però, cambia poco, nel senso che volgarmente e diffusamente si continua a parlare appunto di peste di Giustiniano. Anche perché, insomma, Giustiniano ha segnato in maniera indelebile la sua epoca. Giustiniano è un gigante della storia, in particolare del periodo tardo antico della storia europea, della nostra storia, e da questo punto di vista non stupisce, ad esempio, che quello di Giustiniano sia l'unico personaggio presente nella Divina Commedia cui Dante Alighieri abbia concesso un canto intero. Per un intero canto, il sesto del Paradiso, canto celeberrimo, Giustiniano occupa la scena e parla solo ed esclusivamente lui, senza alcun interlocutore. Perché appunto Giustiniano, la cui storia molti di voi conosceranno, è stato appunto una figura straordinaria, che ha segnato la sua epoca e ha operato a diversi livelli, con una straordinaria attività edilizia, che aveva lo scopo soprattutto di fortificare il limes orientale e settentrionale dell'impero romano d'Oriente, con altre poi due celebri iniziative: il Corpus Iuris Civilis, che gli ha permesso di dar vita a una summa dello straordinario
apparato giurisprudenziale romano, del diritto romano, insomma, nasce grazie a questo lavoro di raccolta e di messa in ordine voluto proprio da Giustiniano, e infine attività militare straordinaria volta alla reconquista dell'Occidente, perché l'imperatore ai tempi di Giustiniano è ancora imperatore di tutti i romani, è in qualche maniera guida della cristianità, e quindi Giustiniano, fedele all'ideologia romana, sentì il dovere, il bisogno, la necessità di riconquistare, di riprendere sotto il suo controllo anche i territori romani d'Occidente. E in parte, in buona parte, ci riuscì grazie ai suoi generali, Belisario e Narsete, in maniera particolare. Però detto questo, è in qualche maniera venuto il momento di parlare, insomma, della peste bubonica, di questa peste di Giustiniano. Il contagio esplode nel 541. Nel 541 la situazione dell'impero di Giustiniano è già ben delineata. Giustiniano ha il potere da diversi anni, è imperatore dal 527, ma già dal 518, quando era salito in carica lo zio Giustino, l'imperatore Giustino I, aveva comunque partecipato attivamente alla gestione del potere, all'amministrazione dello Stato. Nel 541 Giustiniano ha trovato modo, almeno provvisoriamente, di regolare i suoi rapporti con il suo ingombrante vicino, l'amico nemico persiano, con cui ha stipulato una pace formalmente perpetua, in realtà non sarà tale, dopo una serie di conflitti che avevano caratterizzato l'inizio del secolo, e poi ha mandato a Belisario, il suo miglior generale, di avviare la riconquista dell'Occidente. Belisario aveva agito dimostrando grande capacità, riprendendo ai Vandali l'Africa romana e poi avviando la celebre guerra gotica che lo portò sul territorio italiano. Tuttavia, intorno al 540-541, la situazione con la Persia è di nuovo difficile. Giustiniano però sembra, grazie ai suoi uomini, riuscire a controllare le situazioni sia sul fronte orientale che sul fronte occidentale, quando improvvisamente scoppia questa epidemia. Siamo appunto nell'estate, grosso modo, del 541, un'epidemia che durerà per quasi 3 anni, per circa 3 anni, perché, a quanto sappiamo, almeno questa prima ondata, in una novella del 122, lo stesso Giustiniano, in questa novella datata, la novella 122, datata 23 marzo 544, annuncia sostanzialmente che l'epidemia di peste è finita, il contagio è finito. In realtà è solo un'illusione, perché di lì a qualche anno il contagio riprenderà, ondate successive, e continuerà a farlo, come abbiamo detto, per altre 17 ore. Ora cerchiamo di capire cosa troveremo in questa storia. Ora che è venuto il momento finalmente di parlarne, vedremo cosa troveremo. Parleremo di una zoonosi, cioè di una malattia, di un contagio che è passato da una specie animale all'uomo, proprio come il Covid-19, o il coronavirus, poi è diventato Covid-19, che sfocia in una pandemia. Parleremo di un mondo interconnesso, un mondo estremamente connesso, soprattutto da stretti rapporti commerciali, in cui questa rete commerciale fittissima si intreccia con gli interessi geopolitici delle superpotenze che, per quello che riguarda il Mediterraneo, o l'area vicino orientale, meglio, sono appunto la Persia e Roma, l'impero romano e l'impero persiano, che hanno stretti rapporti commerciali con l'Africa e soprattutto, per tramite dell'Africa, ma non solo, anche lungo le vie carovaniere asiatiche, con l'estremo oriente, con l'India e con la Cina. Parleremo anche di cambiamenti climatici epocali, proprio come quelli che stiamo vivendo noi, o che rischiamo di vivere in maniera sempre più difficile negli anni prossimi, negli anni a venire, cambiamenti climatici che probabilmente hanno innescato questa zoonosi, quella del tempo di Giustiniano. E soprattutto, abbiamo detto, vi è una formidabile messe di studi della quale cercherò di dare una sintesi. Sono state fatte tantissime ipotesi sulle cause, sulle conseguenze e sullo svilupparsi della peste bubonica nell'epoca di Giustiniano e nei 2 secoli
successivi. Le ipotesi sono tantissime, si va, grosso modo, possiamo distinguere una posizione minimalista di chi nega addirittura che ci sia stata una vera e propria epidemia di peste bubonica o che abbia sortito effetti rilevanti sulla vita delle popolazioni dell'epoca e sulle sorti dell'impero romano, a una posizione massimalista di chi invece ritiene che addirittura questa epidemia, questa pandemia non solo c'è stata ma ha cambiato, ritiene che abbia cambiato addirittura il corso della storia. E poi c'è una terza posizione, che è quella che personalmente prediligo e nella quale pescherò per cercare di offrirvi questa sintesi, che invece propende per una maggiore cautela, insomma, per una via di mezzo, cioè nel riconoscere, come vedremo, l'esistenza di questo problema, lo svilupparsi di questa pandemia, ma nel circoscriverne gli effetti, che non sono stati in realtà, almeno nell'immediato, così devastanti. Dove è iniziata questa pandemia? A quanto pare la pandemia inizia in Egitto, parte dall'Egitto, dalla città portuale qui di Pelusium, che potete vedere, che si trovava sul delta del Nilo, era una piccola città portuale, comunque si trovava in una delle zone più ricche di commerci, uno dei nodi strategici dei traffici commerciali romani. Da qui parte improvvisamente alla metà di luglio del 541. A parlarcene ancora una volta è Procopio, che, come vi dicevo, è probabilmente il testimone più importante, il testimone oculare, perché lo stesso Procopio ha visto la peste, è stato a Costantinopoli nel momento in cui il contagio, l'anno successivo, nel 542, è esploso poi nella capitale dell'impero romano. Da qui il contagio si muove velocemente lungo due direttive, lungo due direttrici, una est e l'altra ovest, che seguono evidentemente le rotte commerciali. Ecco, ne abbiamo un esempio in questo caso, vedete come il contagio si muova sia verso est, lungo le coste della Palestina, e da lì poi si rivolga da un lato all'Anatolia, quindi si diriga verso Costantinopoli, e dall'altro invece verso la media Atropatene, l'attuale Azerbaigian, e quindi i territori controllati dai persiani, e dall'altra parte invece verso ovest il contagio si muove lungo le coste dell'attuale Nord Africa fino a spingersi sulle coste della Gallia, della Spagna, dell'Italia, e addirittura poi ad andare oltre. I casi più interessanti per noi sono sicuramente quello di Costantinopoli. A Costantinopoli il contagio arriva qualche mese dopo, e qui già notiamo una differenza rispetto ai giorni nostri. Il coronavirus, il Covid-19, ha attraversato i continenti nell'arco di poche settimane. All'epoca, per questo relativamente piccolo viaggio da Pelusio fino a Costantinopoli, invece ci sono voluti dei mesi, perché se il contagio è esploso a Pelusio nel luglio del 541, a Costantinopoli arriva non prima di marzo-aprile del 542. E lì all'inizio, come osserva Procopio, sembra fare poche vittime, sembra non essere così importante, in realtà poi esplode questo contagio e mette in grave difficoltà la città fino all'agosto di quell'anno. Ma il suo viaggio prosegue e nel 543 il contagio arriva anche a Roma, e ovviamente l'arrivo del contagio a Roma ha un forte significato simbolico. Continua a muoversi, come abbiamo detto, anche il passaggio in Palestina, in Siria, nella media Atropatene. Anche i persiani che avevano occupato la Siria intorno al 540 erano entrati in Siria, più che altro, sono costretti a ritirarsi perché anche loro sono colpiti da questo contagio che viene di fatto dal Mediterraneo. E quando però Giustiniano dichiara che il contagio è finalmente trascorso, finalmente passato, che si è fuori dal pericolo nel marzo del 544, non solo sbaglia, perché anche a Costantinopoli e altrove il contagio tornerà a farsi sentire nei secoli successivi, ma perché in realtà il contagio continua a muoversi e addirittura arriva fra il 544 e il 545 in Irlanda, un paio d'anni dopo, intorno al 547, in Galles,
addirittura arriverà in Finlandia, a quanto pare, e nello Yemen. Ovviamente queste sono informazioni che abbiamo, che sono il frutto dell'esame scientifico dei resti di persone morte all'epoca in questi territori, oppure di testimonianze storiografiche, letterarie, che testimoniano la presenza del contagio in quelle zone. Anche perché da questo punto di vista, una cosa molto interessante da dire è il fatto che, a differenza di altre malattie, di altre epidemie o pandemie, la peste bubonica si presta difficilmente a equivoci, nel senso che il bubone che si forma a seguito dell'esplosione della malattia, è un sintomo che permette una diagnosi certa. Per cui, se per la celebre peste di Atene del V secolo a.C. le ipotesi sono tantissime, anche se sembra probabile che si trattasse di un'epidemia di tifo, lo stesso discorso vale per la peste Antonina, invece, del secondo secolo d.C., che pare sia stata un'epidemia di vaiolo, ma anche in questo caso non ci sono certezze. Viceversa, di fronte alla presenza dei buboni, è certo, insomma, che si tratti di peste, e quindi le testimonianze scritte antiche che parlano di questi buboni, e che, come è stato osservato, spesso lo fanno in lingue diverse, nel senso che abbiamo testimonianze in siriaco, testimonianze in latino, in greco, in tante lingue diverse, scritte da autori che non conoscevano reciprocamente le altre lingue, le opere di questi altri autori, che quindi difficilmente stavano semplicemente facendo un calco, ricopiando, ripetendo quello che era stato detto da altri. Quindi questo ci fa capire come questo contagio che si è sviluppato dallo Yemen fino alla Finlandia si sia caratterizzato veramente come un'autentica pandemia. Ora, chi sono i protagonisti di questa vicenda? Ce ne sono un po'. Sono innanzitutto questo batterio, lo Yersinia pestis. Una pulce, la Xenopsilla cheopis, la pulce dei ratti, i roditori selvatici, il Rattus rattus, conosciuto come toponera, e poi naturalmente l'uomo, che sono l'ultimo anello di questa catena. Ora, è importante dire che la peste bubonica è una malattia dei roditori, non è una malattia che abbia a che fare con gli uomini. Teoricamente, lo spillover, cioè il passaggio di specie, il passaggio del contagio, è qualcosa che avviene, e lo vedremo, in maniera del tutto casuale e in circostanze del tutto particolari. Come vi dicevo, solitamente la peste, ed è tuttora attiva, ci sono focolai di peste un po' in tutto il mondo, un po' in tutti i continenti tranne l'Europa, tuttora, e ogni tanto ci sono casi di peste che coinvolgono anche gli uomini. Sono casi isolati, anche perché oggi è possibile curare e combattere la malattia, questo impedisce lo svilupparsi di una pandemia, ovviamente, o di un'epidemia vasta, ma i focolai continuano ad esserci, e questo perché la peste è una malattia, e soprattutto il batterio che la provoca, lo Yersinia pestis, si trova a suo agio, insomma, è diffuso fra quasi 300 specie di roditori. Molte di queste 300 specie di roditori sono resistenti alla peste, nel senso che non sviluppano una malattia, pur avendo all'interno del loro organismo il batterio Yersinia pestis, oppure se la sviluppano in maniera molto lieve e non mortale. Ora, quando è che il contagio fa il salto di specie? Quando è che passa all'uomo? Questo accade quando questi roditori selvatici, che sono una sorta di incubatrice, una sorta di serbatoio di riserva naturale dello Yersinia pestis, vengono in contatto con roditori commensali dell'uomo. Bisogna dire che tutti questi animali sono pestiferi, cioè portano la peste, ma non sono pestigeni, cioè non sono in grado di generare o di contagiare gli altri attraverso la peste. Il vettore del contagio, invece, è la loro pulce, la Xenopsilla cheopis.
La Xenopsilla caeopis, quando punge l'animale di cui è parassita, ingerisce oltre al sangue, con il sangue, anche il batterio di Yersinia pestis. Il problema è che, a differenza di quanto fanno i roditori, di quanto fa l'uomo stesso, la Xenopsilla caeopis non è in grado di smaltire, di digerire, potremmo dire, questo batterio, che invece si accumula, forma un bolo, un'ostruzione nel suo proventricolo, rendendola difficile, quindi la digestione, l'ingestione del sangue, rendendola quindi famelica. Perciò, quando va a pungere nuovamente un altro roditore, un altro ratto, nel caso degli uomini il discorso è lo stesso, la pulce è costretta a rigurgitare il batterio che si è bloccato e moltiplicato intanto nel suo proventricolo, nell'orifizio in cui ha fatto la puntura, per cui lo immette nel sistema circolatorio, la circolazione sanguigna dell'animale parassitato, dell'animale ospite, i roditori ad esempio, o quando c'è il salto di specie, gli uomini. Quindi quello che succede è che c'è uno scambio di pulci sostanzialmente fra i roditori resistenti alla peste e i roditori invece meno resistenti, più soggetti alla malattia, come il Rattus rattus. Il problema è che quando è il topo nero, un topo commensale dell'uomo, nel senso che è un topo che è abituato a vivere nelle città, nelle case o nei pressi dei magazzini, addirittura sulle navi, ci sono i famosi topi delle navi, in questo caso questi ratti si ammalano e quando si ammalano iniziano a morire, proprio perché non sono resistenti alla malattia. Quando in una colonia di ratti il numero dei ratti presenti è troppo basso, nel senso che c'è una moria troppo alta e le pulci quindi che hanno contribuito a trasmettere, a continuare a trasmettere la malattia fra i roditori, non sono più in grado di nutrirsi a sufficienza, sono costrette di fatto a cercare altrove un'altra riserva di cibo, e allora si rivolgono agli esseri viventi più vicini e più simili, che offrano una situazione biologica più simile a quella del topo, che sono appunto gli uomini, visto che i topi neri vivono a contatto con gli uomini. Nel momento in cui le pulci, la Xenopsilla caeopis, punge gli uomini, è quello il momento in cui di fatto avviene il contagio. Quindi un primo mito da sfatare è che la peste, il contagio di peste, possa essere trasmesso da uomo a uomo, o che siano in effetti direttamente i topi a produrre il contagio. In realtà l'unico vettore possibile di Yersinia pestis è proprio questa maledetta pulce, che appunto è commensale anch'essa, sia dei roditori che degli uomini, e questo ovviamente crea problemi agli uomini. Ora, dobbiamo pensare alla situazione del VI secolo d.C., in cui le condizioni igieniche degli uomini, delle persone soprattutto più povere, non erano paragonabili a quelle odierne, a quelle degli uomini di oggi. Anche questa è una piccola analogia, è sempre una questione di igiene, a quanto pare, o comunque l'igiene conta molto per difendersi da queste malattie. Ora, nel momento in cui questi uomini, che sono già abituati ad avere delle pulci, le pulci che solitamente fanno compagnia agli uomini appartengono alla specie Pulex irritans, si sentono pungere dalle pulci dei ratti, in realtà non sono in grado di distinguere, non sono in grado di rendersi conto del cambiamento, di quello che sta succedendo. Nel momento in cui il batterio di Yersinia pestis viene inoculato, inizia a moltiplicarsi, ma viene subito individuato e fagocitato dai leucociti del corpo umano. Leucociti che quindi fanno in modo di smaltire questo batterio e di isolarlo all'interno dei linfonodi più vicini, che solitamente sono quelli del collo, quelli dell'inguine, o come ci dice Procopio, a volte anche dietro le orecchie. Il batterio quindi è isolato all'interno del linfonodo, però continua a moltiplicarsi e fa sì che il linfonodo tenda a gonfiarsi, che si accumuli sangue al suo interno e si formino appunto i caratteristici buboni. Qui invece vediamo, ma ci torneremo dopo, lo svilupparsi della peste nei secoli successivi. Andiamo un po' avanti.
Bene, ci sono diverse varianti della peste. Abbiamo appunto la peste bubonica, che è la forma più diffusa. Quando però i linfonodi non sono più in grado di reggere la quantità di batteri che si sono moltiplicate al loro interno, allora è possibile che i batteri finiscano nel sistema circolatorio umano e che quindi vadano a raggiungere gli organi principali facendoli collassare. Questa è una forma più grave di peste, la peste setticemica. Qui segue una terza variante possibile, che è la peste polmonare, perché la peste, il contagio può raggiungere i polmoni, il batterio può raggiungere i polmoni e si sviluppa questa terza variante della peste, la peste polmonare, che ha appunto un tasso di letalità altissimo che sfiora addirittura il 100%. Ora, per quanto riguarda le modalità di contagio, come vi dicevo, è ovvio che avvenga, come detto, solo attraverso le pulci, ma è ovvio che gli uomini sono trasportatori di pulci attraverso i loro vestiti oppure attraverso le granaglie, perché all'epoca c'erano questi enormi granai in cui c'erano le riserve, soprattutto in grandi città come Costantinopoli, le riserve di cibo della comunità, e spesso questi granai erano appunto infestati dai topi con le loro pulci, ed è ovvio che ogni qualvolta qualcosa veniva spostato, pulci e topi seguivano tutto quanto, e quindi il contagio continuava a svilupparsi. Ma è anche possibile, proprio grazie a questa terza variante della peste, quella polmonare, il contagio da uomo a uomo. La peste polmonare è un evento raro, in realtà si sviluppa dal 5 al 15% dei casi al massimo di peste. Però nel momento in cui ancora il contagio è latente, non si è ancora sviluppata la malattia, pare che l'uomo infettato che stia per sviluppare la peste polmonare sia già in grado di infettare gli altri attraverso, come sempre, le goccioline della saliva, l'aerosol, i droplet, di cui parliamo tanto in queste settimane, oppure, una volta che l'ha sviluppata, con l'espettorato carico di germi della tosse, soprattutto tosse sanguinolenta, come ci informa Procopio, che spesso viene sviluppata. Ed è appunto, tornando invece indietro a Procopio, il primo a descriverci questa situazione, e ci dice come all'inizio queste febbre che coglievano i contagiati fossero molto lievi, tanto che né loro né i medici sospettassero il pericolo, ma poi in realtà nell'arco di 1 o 2 giorni al massimo si sviluppavano questi buboni e lì, dopo ancora qualche giorno, se non si riusciva ad essere curati o se non si guariva miracolosamente, ovviamente non erano in grado di rendersi conto del perché in certi casi si potesse guarire, le persone erano destinate, gli uomini erano destinati contagiati, erano destinati a morire. E appunto, torniamo a questa mappa, non è facile guardarla insomma con attenzione, però qui vedete come il diffondersi del contagio abbia interessato tutto il bacino del Mediterraneo e le aree limitrofe, fino al Vicino Oriente, al Nord Europa, alle isole britanniche, come questi contagi siano tornati a ondate successive per diversi anni. Gli ultimi risalgono alla metà dell'VIII secolo e, ad esempio, vedete Costantinopoli, l'ultima ondata di contagio che ha colpito Costantinopoli su 9 totali è stata quella del 747, insomma pochi anni prima che la peste scomparisse del tutto, o almeno apparentemente scomparisse del tutto. Questo non siamo pronti. Allora, abbiamo quindi scoperto come dove è avvenuto il contagio. È partito dal porto di Pelusio sul Mediterraneo, si è diffuso in tutto il mondo conosciuto quasi. Abbiamo scoperto in che maniera è avvenuto questo contagio, cioè qual è stato il vettore, la pulce dei ratti che è passata dai roditori selvatici resistenti alla peste, portatori sani, diciamo così, del batterio di Yersinia pestis, al topo nero commensale dell'uomo, agli uomini. Ora cerchiamo di capire però, e questa è l'altra domanda che dobbiamo porci, perché proprio allora?
Perché questa epidemia è scoppiata nel 541 e perché poi è scomparsa improvvisamente alla metà dell'ottavo secolo? Perché non prima, perché non dopo? Evidentemente c'è stato qualcosa, c'è stato un innesco che ha permesso l'esplodere di questo contagio. Allora, anche su questa, sull'origine del contagio, sul perché si è esploso allora in quella maniera, sono state formulate tantissime ipotesi. Io vi parlerò di quella che mi sembra più interessante e anche quella che forse è più accreditata, se non altro in senso lato, e cioè quella legata ai cambiamenti climatici. Dobbiamo fare un passo indietro di qualche anno e tornare al 536. Quindi 5 anni prima dell'esplosione di questo contagio nel 541, era capitato un evento molto particolare, niente affatto unico nella storia, perché è un evento che periodicamente si ripete, e che gli studiosi chiamano con questo termine Das Veil Event, evento del velo di polvere sarebbe in italiano. Di fatto, molto probabilmente, c'è stata una forte esplosione vulcanica a livello dei tropici, un'esplosione vulcanica, c'è chi pensa addirittura a un meteorite che si è schiantato sulla Terra, ma è più probabile che si tratti di esplosione vulcanica perché l'attività vulcanica in quell'epoca è altissima, che ha fatto sì sostanzialmente che un fitto velo di polveri coprisse l'intero pianeta, almeno gran parte delle terre emerse. Questo ha fatto sì che per i 18 mesi successivi le temperature si abbassassero in maniera notevole a causa della minore irradiazione solare. Lo potete notare in questi grafici come intorno a partire dal 536 la radiazione solare si abbassi improvvisamente. Vedete che l'effetto poi è un effetto che si protrae negli anni e ha il suo massimo proprio fra il 541 e il 544, cioè gli anni della prima grande epidemia di peste giustinianea, allora quando l'irradiazione solare raggiunge il minimo in quest'epoca. E il saldo negativo, vedete, è notevole nel 536 e negli anni successivi, cioè la differenza rispetto al periodo precedente ha un picco in questo periodo. Cos'era successo? Cioè, cosa ha comportato tutto questo? Un abbassamento delle temperature, un abbassamento drammatico delle temperature, come possiamo vedere in quest'altro grafico. Nel 536 è stato registrato dagli studiosi un abbassamento di 3 gradi, che è tantissimo, come sappiamo, insomma, tutti noi sentiamo parlare di quanto sia importante anche l'innalzamento e l'abbassamento della temperatura di mezzo grado, di un grado nell'arco di alcuni anni o decenni. Qui parliamo di 3 gradi in un solo anno. Questo abbassamento improvviso delle temperature ha comportato una serie di fenomeni climatici imprevedibili, inaspettati, potremmo dire quasi innaturali, ma ovviamente non possiamo definirli tali, ma comunque inattesi, insoliti. Una delle possibili ipotesi, quella più interessante, forse più semplice da esporre, che è stata fatta, è che questo abbassamento repentino delle temperature abbia portato nell'Africa centro-orientale, laddove si trovavano i più numerosi focolai di Yersinia pestis, cioè dove si trovano le comunità, le popolazioni di roditori portatori sani di questo batterio, abbia provocato, dicevo, in queste zone delle violente, delle forti, abbondanti piogge alluvionali, assolutamente insolite, che hanno fatto sì che per 2 o 3 anni ci fosse uno sviluppo notevole della vegetazione. Insomma, la vegetazione è cresciuta tantissimo in quegli anni e questo ha comportato per i roditori in questione la disponibilità di una quantità di cibo superiore. Questo ha permesso la crescita della popolazione di questi roditori, che si sono moltiplicati molto più del solito. Ora, caso vuole che questo periodo di piogge alluvionali, seguito all'abbassamento delle temperature, venga poi seguito a sua volta da un periodo di forte siccità. Quindi, nell'arco di 2 o 3 anni, questa popolazione di roditori è cresciuta, queste popolazioni di roditori sono cresciute tantissimo e si sono ritrovate però all'improvviso
senza il cibo necessario a sfumarle. Proprio perché dopo 2 o 3 anni, dopo un paio d'anni di piogge alluvionali, una siccità fortissima ha tolto loro il necessario per sopravvivere. Questo ha spinto i roditori, che per natura tendono a spostarsi molto poco dal luogo in cui vivono, per quanto riguarda i roditori convenzionali dell'uomo, si parla addirittura di 200 metri in una vita, quindi sono proprio restii a muoversi, li ha costretti, li ha spinti a muoversi, ad allargare il loro raggio d'azione in cerca di cibo. Questo probabilmente li ha messi in contatto con altre specie di roditori selvatici, un po' più sensibili al batterio, meno resistenti alla malattia, che a loro volta sono poi entrati in contatto con il rattus rattus, cioè con il topo nero commensale dell'uomo. A questo punto il gioco era fatto perché attraverso le pulci il batterio di Lessina pestis era passato dalle diverse popolazioni di roditori che erano venuti in contatto fino al topo commensale, e poi dal topo commensale era passato infine agli uomini. Ma in realtà ci troviamo ancora in Africa centro-orientale. Cosa c'entra l'impero romano? Ora, tornando alle politiche di Giustiniano, bisogna ricordare come Giustiniano avesse dato grande impulso ai commerci e all'industria dell'impero romano. Ora, i commerci erano fiorenti soprattutto con l'Estremo Oriente, il commercio delle spezie, della seta, anche se poi Giustiniano troverà il modo di rubare il baco da seta, di farselo portare dai suoi agenti in Estremo Oriente. Però questi commerci erano commerci molto floridi, che solitamente svolgevano lungo le vie carovaniere, che passavano attraverso il vicino Oriente, la celebre via della seta. Ma Giustiniano, così come i suoi predecessori, aveva cercato delle vie alternative. Da questo nascevano i conflitti con la Persia, soprattutto per il controllo del Caucaso. Controllare territori come la Lazica o l'Armenia diventava fondamentale perché offrivano un corridoio alternativo alle rotte carovaniere, che erano di fatto controllate dai persiani, che facevano pagare dazi molto pesanti. Ora, l'attacco, l'invasione della Siria operata dai persiani intorno al 540 aveva reso difficile in quegli anni sfruttare le solite vie carovaniere. Per questo Giustiniano aveva intensificato i rapporti commerciali e l'alleanza politica con il regno di Aksum. Il regno di Aksum è un regno cristiano che si trovava grosso modo nei territori dell'attuale Etiopia, grosso modo, comunque in Africa orientale, che è la potenza egemone della regione, che ovviamente aveva stretti rapporti commerciali con i villaggi e le popolazioni dell'interno. Ora è ipotizzabile molto facilmente che il contagio partito dai villaggi e le popolazioni umane dell'Africa centro-orientale sia risalito poi attraverso i commercianti, gli uomini del regno etiope di Aksum, lungo le rotte del Mar Rosso, e si è arrivato fino all'impero romano. In particolare, indiziata per l'approdo nell'impero romano del contagio, è una cittadina, Clisma. Ritroviamo la mappa che abbiamo visto prima. Si trova qui, praticamente all'imboccatura dell'odierno canale di Suez, che ovviamente all'epoca non esisteva. Ora dovete sapere che questa crisma, che era un castrum romano e poi era diventato un piccolo porto sul Mar Rosso, era stato collegato ai tempi di Traiano attraverso un canale con un altro centro, Babilonia d'Egitto, che si trovava sul delta del Nilo. E da qui le carovane commerciali proseguivano la loro rotta verso Alessandria o verso città portuali come Perugia. Allora è molto probabile che il contagio abbia risalito il Mar Rosso lungo le rotte dell'Avorio e delle altre merci che all'epoca i romani commerciavano con l'Africa, l'Avorio, o altre merci che venivano invece dal sud-est asiatico. È arrivata a Clisma da qui, o attraverso il canale di Traiano, che probabilmente era stato rimesso in funzione,
o lungo, per via di terra, lungo le vie carovaniere terrestri, era poi giunto a Pelusio. E quindi, in questa maniera, vediamo come siano una serie di circostanze, circostanze geopolitiche, che spingono i Romani a sfruttare con maggior forza le rotte commerciali con l'Africa centro-orientale, e ancora il contrasto con l'impero persiano a Oriente. Circostanze climatiche, questo evento straordinario, questo abbassamento improvviso delle temperature con quello che ne consegue, che hanno creato le condizioni ideali per quello che potremmo definire il delitto perfetto, cioè per il passaggio del contagio da questi serbatoi naturali, da questi focolai naturali che sono queste popolazioni di roditori selvatici, ai roditori commensali e infine all'uomo. L'unica cosa che ci resta da discutere e da cercare di capire è perché, se più o meno ci siamo fatti un'idea di come e perché si è esploso nel 541 questo contagio, come e perché il contagio poi, l'epidemia, la pandemia, sia improvvisamente scomparsa alla metà dell'VIII secolo. Ora, anche su questo sono state fatte diverse ipotesi. Quella più probabile è che ancora una volta c'entri il cambiamento climatico, perché c'è chi ha pensato che queste popolazioni di ratti selvatici, che erano i serbatoi del contagio, del batterio, a un certo punto si siano estinte in qualche maniera, si siano ridotte talmente di numero, magari perché era aumentato il numero dei loro predatori, da non poter più sviluppare il contagio. Oppure c'è chi ha pensato che i topi commensali, i ratti commensali come il topo nero, a un certo punto nel corso dei due secoli avessero sviluppato un'immunità di gregge tale da impedire il passaggio di specie fino all'uomo. Più in generale è più probabile, insomma, è più credibile l'ipotesi che un nuovo cambiamento climatico abbia comportato il disinnesco delle condizioni che invece avevano favorito l'esplosione del contagio due secoli prima. Perché il grande freddo, chiamiamolo così, questo lungo periodo di abbassamento delle temperature era passato, e quella che è passata alla storia come piccola era glaciale, piccola epoca glaciale tardo-antica, che copre il periodo che va grosso modo dal 536 al 660. In questo periodo le temperature continuarono a restare basse, o ad abbassarsi addirittura, mentre poi ripresero a crescere nei decenni successivi. Probabilmente quindi alla metà dell'VIII secolo si era creata una situazione, nuovamente una situazione di instabilità climatica che disinnescò le ulteriori possibilità di contagio. Qualche parola infine sulle conseguenze di questa pandemia. Si è detto più volte che questa pandemia, questa peste di Giustiniano, aveva provocato un fortissimo calo demografico. Procopio e altri testimoni come Giovanni di Efeso e Evagrio Scolastico parlano di un numero altissimo di vittime. Secondo alcune stime sarebbe stato il 25% della popolazione sarebbe caduta vittima della pandemia all'interno dell'impero, addirittura il 40% a Costantinopoli. Probabilmente ci fu una contrazione nei commerci, un forte calo della produzione a tutti i livelli e anche una forte inflazione a quanto pare. Questa la possiamo registrare con immediatezza perché proprio la novella 122, quella del 544, quella in cui Giustiniano annuncia che la peste è passata, è la legge con cui Giustiniano rimprovera quegli artigiani, quei produttori, quei lavoratori che esigono un prezzo più alto per le loro prestazioni, per cercare di mettere un freno appunto all'inflazione galoppante evidentemente di quegli anni, il che è sicuramente anche un segno del fatto che c'era stato un forte calo della popolazione, che non significa che fossero per forza morte tutte queste persone. Sicuramente in una città come Costantinopoli c'erano stati molti morti, ma anche tanti erano semplicemente scappati, abbandonando la capitale,
che era un focolaio molto più attivo del contagio. In realtà queste conseguenze, che spesso sono state considerate drammatiche, probabilmente non ebbero degli effetti così importanti. Il calo demografico c'è sicuramente stato, ma è stato frutto più che della malattia in sé, delle frequenti ondate della malattia stessa. Questo contagio continuò a ripresentarsi ogni 15-20 anni al massimo per circa 2 secoli, per cui impedì di fatto una ripresa demografica che sarebbe stata nella natura delle cose. E ovviamente dopo 5, 6 o 7 ondate di contagio che avessero colpito lo stesso posto, il calo demografico di generazione in generazione si sarebbe fatto sentire. E sicuramente alla fine del VI secolo le case dell'impero sono quasi vuote, ma le case dell'impero sono quasi vuote anche per le grandi spese che sono state sostenute sotto Giustiniano, le spese per le grandi opere edilizie e per le campagne militari, e le difficoltà finanziarie dell'impero sono testimoniate da alcune leggi con cui i successori di Giustiniano consentono una dilazione dei pagamenti al fisco o l'esenzione, alcune forme di esenzione del pagamento delle tasse, perché buona parte dei contribuenti non riescono materialmente a pagare le tasse proprio per le difficoltà economiche in cui si trova l'impero. Però, appunto, non bisogna pensare che sia stata la pandemia a cambiare le cose. In un articolo recente c'è chi parla di inconsequential pandemic, cioè una pandemia senza conseguenze. Vedete, c'è il punto interrogativo perché è un dubbio che le cose stiano veramente così. Quello che possiamo dire è che l'antichità e il vecchio impero romano non finiscono dall'oggi al domani. Il mondo non cambia alla metà del VI secolo a causa dell'epidemia. Negli ultimi anni ci sono stati alcuni studi, alcune pubblicazioni che hanno avuto grande successo, come quella di Kyle Harper, per esempio Il destino di Roma, che vedono nei cambiamenti climatici il fattore decisivo che ha portato al crollo dell'impero romano e al cambiamento del mondo, al passaggio dall'antichità al Medioevo. In realtà è una posizione difficile da sostenere, perché, come ricordano tanti altri studiosi, proprio durante la pandemia di peste, Giustiniano e i suoi uomini hanno ottenuto risultati straordinari, anche da un punto di vista militare. E d'altra parte, sempre nel corso di queste pandemie, è vero che nei secoli successivi Roma andrà in, cioè l'impero romano, Costantinopoli, andrà in difficoltà, ma è anche vero che le stesse difficoltà furono incontrate dall'impero arabo, che pure riuscì ad espandersi in maniera straordinaria nel corso del VII secolo, pure in un territorio, il Mediterraneo, che era comunque infestato dal contagio. Allora, cosa possiamo dire? Possiamo dire che una pandemia come questa è una pandemia che, più che aver avuto degli effetti drammatici, piuttosto ha agito da catalizzatore. Agito da catalizzatore di cambiamenti che in realtà erano già stati avviati, che erano già iniziati e che sono stati in qualche maniera accelerati, proprio come è capitato a noi nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Il telelavoro o la didattica a distanza per la scuola non sono cose che sono state inventate a marzo di quest'anno, 2 mesi fa, che esistevano già, ma il loro uso è stato implementato, è stato accresciuto, è stato incoraggiato dalla situazione. La situazione, quella del Covid-19, che ha impresso un'accelerata a certi cambiamenti che però già erano stati avviati. È un discorso analogo a quello che possiamo fare per la pandemia di Giustiniano, ed è una delle cose che ci può insegnare, cioè il fatto che queste pandemie non siano eventi che cambino completamente la storia, ma che sicuramente la condizionano e ne accelerano alcuni processi. E per chiudere, altre 2 cose che possiamo imparare da questa vicenda: l'importanza dei cambiamenti climatici, che vanno monitorati con grande attenzione, perché, come abbiamo visto, oltre agli effetti sul medio e lungo periodo, possono avere anche effetti immediati. Chi può escludere che anche il Covid-19 non sia il frutto di questi cambiamenti climatici, non sia stato innescato in qualche maniera da cambiamenti climatici di
di questo tipo, e quindi è importante un'opera di prevenzione, di monitoraggio che può avvenire oggi, che possiamo permettercelo in un mondo che almeno in teoria dovrebbe essere molto più pacificato di quello antico e soprattutto molto più sviluppato da un punto di vista tecnologico, può e deve avvenire nelle migliori condizioni possibili. Va bene, direi che ho concluso, spero di non avervi annoiato, spero che sia stato insomma interessante quello che vi ho detto. La parte finale ho, come dire, tagliato un po', sintetizzato un po', perché sono andato lungo, come si dice in questi casi, me ne scuso, però insomma, capita, alcuni aspetti secondo me valeva la pena sottolinearli e parlarne. Ora, se qualcuno di voi vuol avviare una piccola discussione, vuol farmi delle domande, rispondo, cioè, sarei felice di interloquire con voi, di parlarne molto tranquillamente, altrimenti se pensate che sia il caso di andare a cenare, possiamo fermare qui. Vediamo se qualcuno ci dice qualcosa. Altrimenti, vediamo se invece Alfredo mi ha scritto chiudi, basta, non ce la faccio più. No. Va bene. Io vi ringrazio allora. Spero ci siano insomma altre occasioni per rivederci, per parlare di qualcosa che spero insomma susciti il vostro interesse. Quali sono state le ripercussioni sull'Impero d'Oriente? Ma appunto, è più o meno quello che ho provato a dire, accennandolo semplicemente. Ripercussioni effettive nell'immediato non ce ne sono state. L'Impero Romano d'Oriente cambia, diventa Impero Bizantino, va in corso un'evoluzione nei secoli successivi, nei due secoli successivi, ma questi cambiamenti sono accompagnati dal contagio della pandemia, ci sono provocati in parte, ma ci sono altri fattori che hanno avuto un peso molto più importante. Ad esempio, nell'arco dei due secoli successivi cambia la rete commerciale, cioè la rete commerciale internazionale quasi globale, con produzione mirata, che era stata alimentata fra V e VI secolo, voluta in particolare da Giustiniano, tende a ritrarsi, tende a scomparire, e restano invece delle reti di commercio più localizzate. Ma questo ha a che fare non solo con le difficoltà nel commercio su larga scala o con l'idea che il commercio potesse essere vettore di contagio, l'idea che probabilmente nemmeno sfiorava gli uomini dell'epoca, che continuavano a pensare che il contagio potesse essere una punizione divina, che fosse frutto dei miasmi di quest'aria malsana che si respirava e la cui origine veniva attribuita di volta in volta a qualche demone, oppure alla volontà divina, all'ira divina, magari appunto contro Giustiniano, secondo Procopio. Questa contrazione dei commerci e questo regime agricolo più semplice che si sviluppa nei secoli successivi in realtà è dovuto ad altri fattori. Quando ad esempio nel corso del VII secolo l'impero romano d'Oriente, o l'impero bizantino ormai, perde i suoi granai, perde il controllo della Sicilia e dell'Egitto, è ovvio che l'Anatolia, che è il territorio che resta fino alla fine il cuore dell'impero bizantino, nell'Anatolia si debba un po' mettere da parte le culture commerciali e invece si debba fare più attenzione alla produzione di grano, all'allevamento dei bovini, perché erano diventati essenziali per il rifornimento della capitale e il rifornimento degli eserciti. Quindi, insomma, non è solo il contagio o non tanto il contagio a cambiare quelle che sono le caratteristiche politiche e commerciali dell'Impero d'Oriente, sicuramente il contagio ha inciso. Però ha contribuito come altri fattori che probabilmente hanno avuto un peso maggiore.
Va bene. Allora, grazie, direi che possiamo fermarci. Io vi ringrazio, ringrazio ancora gli amici di Ci vediamo in biblioteca. Saluto tutti quanti, vi auguro la buona sera e arrivederci alla prossima occasione. Ciao.